gara c'era una Paola in gran forma che è stata molto difficile da fermare. E detto questo, ci sono stati alcuni punti della partita dove anche se faceva le cose bene, comunque loro lo facevano meglio, quindi loro veramente brave, penso che abbiano fatto una partita quasi perfetta. E noi peccato che non siamo riusciti a sfruttare un po' l'entusiasmo del primo e secondo set, dove secondo me abbiamo giocato alla pari in certi momenti, e però stasera si meritavano loro di vincere. 3-0 in questo quarto di finale d'andata, che ricordiamo male comunque per vincere l'accesso alla finalissima. È quasi impossibile, diciamo, andare a Conegliano a ribattere il risultato, oppure ci credete ancora? No, beh, nello sport tutto è possibile, quindi sicuramente noi andiamo là per fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto stasera. Sappiamo che loro sono abituati a giocare queste partite, per cui nonostante qualche inciampo in campionato poco fa, sapevamo che avremmo trovato stasera una squadra molto compatta, unita, e così è stato. E però noi andiamo là per provarci. Per concludere, ringraziando Alessio Gennari, il campionato che vi vede al momento prime, sarà una sfida che si rinnoverà appunto anche in Serie A1 questa tra voi e Conegliano. Beh, c'è Novara che ha ancora delle partite da recuperare, quindi sì, anche loro sono lì, siamo tutte veramente vicine per giocarci il primo posto in classifica, o perlomeno i primi posti. Quest'anno è una sfida veramente agguerrita e da adesso alla fine non possiamo più fare errori.